Noi parliamo molto spesso di linea di filiere e le officinali è un settore che abbiamo forse sempre un po' trascurato. L'abbiamo trascurato molto anche perché diciamo c'era un contesto legislativo che non favoriva il tutto, avevamo una legge che regolamentava il settore che risaliva al 32 e un'altra del 1930. Ci abbiamo messo solo quei 70-80 anni per cambiare, finalmente nel 2018 è arrivato questo decreto legislativo 75 che consente fondamentalmente riporta le officinali dove dovrebbero stare, cioè con gli agricoltori. Ecco, noi abbiamo bisogno di informare, diffondere questo messaggio, anche perché abbiamo un'agricoltura che in molti settori è in difficoltà e quindi anche in una fiera come potrebbe essere questa del McFruit può essere interessante ascoltare il mondo che parla di officinali per confrontarsi e per capire da dove si può partire per essere realmente una filiera redditizia per l'agricoltura italiana. Bisogna fare un passaggio fondamentale che è quello di mettersi assieme, cioè prima ogni agricoltore deve capire il potenziale della sua azienda per produrre certe officine, non, non è che l'azienda può mettersi a produrre 120 officinali diversi, quindi deve concentrarsi su quelle che sono diciamo, le più eh, adattabili per quell'ambiente. Poi la cosa fondamentale però è mettersi assieme, cioè bisogna che gli agricoltori si associino, fanno un OP, fanno quello che vogliono loro, però bisogna che si mettano assieme perché il mondo delle officinali richiede partite uniformi, richiede grossi quantitativi, il mercato premia quello già trasformato. Quindi questo vuol dire grossi investimenti aziendali, che ovviamente quando ho un'associazione, faccio un esempio banale, compro una macchina per la raccolta della camomilla che può costare 50.000 euro, se ho un'aziendina da 10 ettari, per ammortare quella cifra lì mi ci vogliono 10 anni. Se siamo eh, una superficie di 1.000-2.000 ettari, ettari, ovviamente l'ammortamento si riduce grazie a questo. Ovviamente. Ecco, quindi il ruolo potrebbe essere anche quello delle OP che eh, deve in qualche modo formare gli agricoltori. Poi per i servizi noi abbiamo anche delle associazioni che si chiamano conoterzisti. Certo, questo è un altro aspetto fondamentale perché spesso poi quando ci si unisce in un OP è fondamentale avere anche il conto terzista. Il conto terzista deve però acquistare le macchine che servono per lo specifico. E le competenze. E le competenze. Il conto terzista lo fa a sua volta se vede che c'è un interesse, quindi non lo può fare per la piccola azienda, ma appunto deve vedere che dietro c'è un'organizzazione che possa eh, supportare una spesa, un investimento. Prof, noi abbiamo dei progetti che potrebbero subito avere gambe, andare in campo, essere esecutivi, perché abbiamo gli agricoltori in molti casi indecisi su cosa fare. Ecco, però noi dobbiamo anche trasferire, appunto, come dicevo prima, un'informazione corretta, non voglio dire sicura, però è importante creare delle linee guida fondamentali perché. L'impresa agricola bisogna di far reddito. Bisogna passare attraverso i PSR e i GOI, quello è il primo passaggio perché è il modo con cui si può unire la ricerca con l'attività agricola. E la ricerca che si fa dentro il PSR è una ricerca molto particolare perché è una ricerca on farm. No? Noi professori universitari, ricercatori universitari, teniamo a fare le provine nel parcellino, dentro casa sua, nell'azienda agraria dell'università. Dell usciamo, usciamo. Usciamo. usciamo, E il PSR è l'occasione in cui si uniscono gli agricoltori e il mondo della ricerca universitaria, dove però si deve essere orientati entrambi al conseguimento di un risultato. Quindi è il primo passaggio per poi avviarci poi verso... Una diffusione delle officinali. Concludendo, le start up ci sono su questo fronte? Ancora non c'è tantissimo, nel senso che, anzi, c'è poco, poco. Però, però confido che si possa no, cominciare. Dobbiamo lavorare perché di fatto devi considerare che dal 2018 che si è un po' liberalizzato il tutto, quindi ancora non ci sono tantissime in realtà. Qualcuna c'è, però sono ancora piccoline. Gruppi di lavoro li abbiamo, quindi questi mi sembra molto affollata quest'aula. Sì, oggi c'erano tante persone. Noi ci occupiamo da sempre di officinali qui nel nostro dipartimento che è il Dista, dell'Università di Bologna perché noi ci crediamo molto perché le officinali rappresentano anche un modo per uscire dalla chimica, no? Eh, perché possono offrire mezzi per la difesa, alternativi, ma soprattutto hanno tante buone proprietà quando vengono messe in rotazione. Quindi, per un'azienda agricola, anche che fa semplicemente cereali, mettere in rotazione le, le officinali nella maniera giusta perché molte sono perenni ma alcune non lo sono e ovviamente aiuta anche per risolvere alcuni problemi fitopatologici è che organizziamo una farmacia di campo eh, anche, sì, è molto bella, poi sono anche molto belle da vedere sono molto belle, danno una grande soddisfazione pensa solo questo, ci sono delle zone della, della, zone della, della Camargue, della, della Provenza dove i comuni danno un contributo agli agricoltori se fanno la lavanda e il grano, ma semplicemente perché la lavanda e grano attira le persone. Non so se ti è mai capitato di vederci, sono questi campi gialli bellissimi con di fianco la lavanda con quel colore violetto. No, quindi c'è anche un aspetto paesaggistico che miglioriamo anche il paesaggio. Usciamo anche da questo aspetto bucolico, bellissimo, confermo, ma cerchiamo di fare. Eh, sinergia con l'industria, che è in qualche modo farmaceutica che trasforma e capire se anche in Emilia-Romagna, come in altre regioni italiane, dal nord al sud, si può fare. Sì, sono convinto, quello è un altro passo fondamentale perché i grandi player a livello mondiale del settore sono la grande industria della chimica e del farmaceutico, quindi c'è una grossa tensione adesso, mentre nel passato l'industria farmaceutica era, vedeva, lo vedeva come una competizione, adesso vede questo settore lo vede come un'opportunità, quindi non vive più questo come una un competizione diciamo, al farmaco tradizionale. Ecco, un'opportunità che comunque industria, mi raccomando, partiamo dal primo anello importante della filiera. Lasciamoli, distribuiamo bene il valore partendo dal l'agricoltore? Questo è il problema numero uno perché se non riconosciamo agli agricoltori un giusto prezzo per quello che loro producono non stiamo parlando di niente perché il punto centrale, poi a me come professore di agrare mi interessa questo, cioè dobbiamo dare sostegno agli agricoltori e se all'agricoltore diamo il giusto reddito, dopo gli agricoltori sono contenti e non protestano, quindi questo deve essere il, il, la chiave di tutto Bene, professor Dinelli, noi aspettiamo qualche consiglio pratico per l'agricoltore ma soprattutto un gruppo di giovani vivaci e capaci che possono poi gestire in futuro questa, questa filiera secondo me straordinaria. È molto interessante questa vivacità in questo settore delle officinali che noi di AgriLigna non conoscevamo. Eh? Anche perché noi siamo abituati a seguire un'agricoltura tradizionale, ma vediamo come in questi giorni le lamentere degli agricoltori che bisogna trovare delle alternative e probabilmente una di queste alternative potrebbe essere la filiera delle officinali, però bisogna partire da una base scientifica e lei ha le idee molto chiare. Ho visto che in delle aree molto disagiate siete riusciti a creare una filiera. Sì, diciamo che è stata un'esperienza che tuttora stiamo cercando di fare crescere eh, nell'ambito appunto della ricerca e della formazione, eh, formazione del progetto Alta Formazione e Innovazione per lo Sviluppo Sostenibile per l'Appennino finanziato dalla Regione Emilia-Romagna. È stata un'esperienza di affiancamento ai piccoli produttori eh, e il destino, speriamo, quello che sia proprio di creare un'organizzazione di, di produzione, quindi di, di, cons di consociazione di produttori di questo comparto. Comparto che eh, potrebbe, nelle finalità di questo progetto, portare al diciamo rilancio delle produzioni nella fascia collinare montuosa. Avete già delle realtà, avete realizzato un filmato, quindi eh, sicuramente avete già le idee molto chiare. Sì, e... Emilia Romagna è sempre un po' trascurato questo settore. Sì, sicuramente sia sì, a parte la Romagna che invece è un settore che con il giardino delle erbe di Casola Valsenio è d'eccellenza a livello nazionale ma perché c'era una, una cultura veramente importante in questo comparto, ma eh, l'Emilia Romagna è chiamata ad investire su quella che è l'agricoltura di montagna. Soprattutto per il richiamo demografico. C'è una grossa crisi eh, della demografia in, eh, nelle zone collinari montuose, c'è un totale spopolamento che poi torna a valle. Abbiamo visto le frane nel maggio del 2023 sono tutto l'esito di un cattivo monitoraggio dell'ambiente montano quindi, abbandono significa? Abbandono, eh, abbandono e quindi relativo a mancanza di monitoraggio esatto. certo. quindi le piccole ma anche grandi produzioni perché ricordiamo che in Toscana ci sono delle grandi realtà del settore delle piante officinali che lavorano in collina potrebbero apportare appunto un contributo al monitoraggio del territorio un ritorno ad un'agricoltura sostenibile e, soprattutto, a basso impatto, anzi, di arricchimento per il territorio stesso, sia a livello proprio eh, agronomico, sia a livello paesaggistico. Parliamo tanto del, eh, del ritorno alla montagna, del, eh, del turista che, richiama, che ricerca il paesaggio. Ecco, anche questo le piante officinali potrebbero contribuire ad eh, allungare diciamo così, la filiera che dal comparto agricolo può arrivare all'accoglienza turistica. Insomma. Prof, nel concreto, noi, lei parlava di piccola agricoltura sostenibile, ma non potrebbe essere una grande agricoltura? Non potrebbe essere... Quanti ettari potremmo o quante aziende agricole? faccio un esempio banalissimo. Un'azienda agricola di 5 ettari. Ehm, quanto potrebbe investire in, erbe, eh, in officinali? Allora, no, potrebbe 5 ettari cominciano già a essere impegnativi, eh, perché appunto la produzione delle officinali non è una produzione semplice agricola, parliamo quella del grano, dei cereali, eccetera, ma ha bisogno di eh, di tutele particolari. Intanto esempio, parliamo del biologico e quindi eh, già lì è una, una difficoltà. Parliamo della produzione della lavanda, ecco abbiamo visto che nella fascia collinare è quella che va per la maggiore. Ecco, non esistono o meno sono pochissime le macchine per la raccolta in campo della lavanda e se abbiamo 5 ettari di lavanda è necessario sicuramente una, una macchina per la raccolta, così come la cura delle male erbe perché non possiamo eh, permettere di fare una uh, pulitura delle, delle fila a mano quindi sono necessarie delle esatto. macchine ad hoc una e una ricerca quindi diciamo adeguata diciamo che nella sostanza noi mettiamo insieme eh, diverse aziende attraverso un'organizzazione di produttori potremmo dire mille ettari sulle diverse regioni italiane, potremmo dire ai cotterzisti che hanno le macchine appunto per creare servizi all'agricoltura che c'è un nuovo settore che avanza, quello delle officinali e quindi potrebbero loro creare il servizio e nello stesso tempo l'industria che costruisce macchine, la macchina per coltivare queste officinali. Assolutamente sì, è chiaro che ci vuole un volano che devono essere degli investimenti soprattutto a livello iniziale eh, regionale e nazionale perché è un comparto che è molto frammentato. Ma sono previsti degli aiuti comunque su questo fronte? Eh, Mi sembra di capire, no? PSR? Aspettiamo il PSR che ha, di cui ci ha parlato il dottor Rizzi, insomma, perché sono... Eh, molto spesso nel, nel tempo non è, si, è, si è affievolato l'interesse per questo comparto, poi negli ultimi anni si è riacceso anche per il MacFrut, diciamo per la sezione Spice and Herbs, che ha portato una notevole vivacità in, questa, in, questi, in questo comparto. Eh, abbiamo la FIPPO, Federazione Italiana Produttore di Piante Officinali, che eh, è attiva, ma è, è l'unica. A livello nazionale, che comunque fa anche da referente per eh, il mercato estero, perché questo è importantissimo. Ricordiamoci che il mercato francese, il mercato tedesco, è avido di queste produzioni, perché la, la loro diciamo così, medicina cioè, tradizionale sicuramente è più orientata sull'utilizzo di questi prodotti rispetto a noi italiani, che invece. Eh, siamo ancora all'utilizzo del farmaceutico puro, diciamo, Abbiamo, diciamo, si è mosso qualche interesse, eh, si può fare insieme alla ricerca, eh, perché questo è fondamentale, per lo sviluppo di un prodotto efficace, di un prodotto eh, controllato e di qualità, arrivare quindi ad, ad un prodotto finale che possa accogliere le esigenze del mercato. Così. Voi rappresentate la ricerca pubblica, quindi da, darete sicuramente un'assistenza efficace ai nostri agricoltori. Noi ci crediamo in quello che oggi voi avete presentato. Naturalmente anche l'associazione deve aprirsi un po' di più, perché abbiamo il difetto di parlarci in casa, di parlarci sempre tra i diversi attori che già si conoscono. Invece questo, questa è una materia che deve essere diffusa. Certo assolutamente, eh, io come ricerca mh, svolgo diverse eh, azioni di studio eh, appunto di progetti ad hoc in questo comparto, il problema è che è difficile intercettare appunto chi può applicare e fare sperimentazioni con noi, questo è importante. Beh, noi possiamo intercettarli queste figure professionali che lei ha ricordato e mm. cerchiamo anche di stimolarli a fare... A, ad organizzare e costruire questa filiera delle officinali. Bene, eh, noi siamo come ricerca, come università, eh, certamente aperti a qualsiasi collaborazione. Insomma. Segui AgriLinea anche su YouTube.